terza via da seguire riguarda lo stile di vita legato ai beni materiali. In questo sentiero troviamo due elementi importanti. Il primo è la modalità con cui si procurano i mezzi di sussistenza, mentre il secondo è l'importanza che viene data ai beni materiali. Il primo elemento ricorda che il modo con cui si ottiene ciò che è necessario per vivere segna la qualità morale della vita stessa, le dà un orientamento. Il modo con cui ci procuriamo i beni materiali orienta la nostra vita, perché dipende da delle scelte che abbiamo fatto. E quindi è chiaro che i beni che si procurano facendo ricorso a pratiche illegali, oppure peggio, danneggiando la vita del prossimo, non possono far altro che arrecare dolore. Quindi, in questa prima parte della riflessione si sottolinea come il dolore si genera anche dal modo con cui ci procuriamo i beni materiali. Voglio fare un esempio pratico molto semplice. Se io ho un'attività assolutamente legale, no? E partendo da questa attività procuro ciò che mi è necessario per vivere, però non pago le tasse, cioè metto in atto una pratica illegale, secondo la tradizione buddista questa cosa genera dolore. Nella nostra mentalità, spesso orientata semplicemente al guadagno, all'interesse personale, si dimentica che la felicità nasce dalla consapevolezza che ciò che facciamo incide sulla vita degli altri. Noi siamo parte di una comunità, facciamo parte di una società, e quindi la responsabilità che abbiamo anche nel procurarci i nostri beni materiali deve necessariamente fare i conti con un'esigenza sociale, con l'esigenza del gruppo. Non pagare le tasse significa semplicemente: io penso a me stesso e basta, non me ne importa nulla se questo mio agire danneggia la società nella quale vivo. E poi, dentro il percorso della retta sussistenza, il secondo elemento pone l'accento sul fatto che una vita giusta, vissuta nell'essenzialità, avendo ciò che è necessario per vivere senza legare il cuore alle cose materiali, tenendo sempre come principio quell'intuizione importantissima del Buddha, cioè della corretta via di mezzo, questo porta serenità, felicità. Non dobbiamo fuggire da tutto ciò che è materiale, le cose non sono male in sé, ma non dobbiamo neanche arrivare ad avere un attaccamento alla ricchezza, perché se noi ci concentriamo su uno stile di vita essenziale e non attacchiamo il nostro cuore alle ricchezze, educhiamo la nostra mente alla libertà.